che vuol dire secondo me? Si è messo in moto? Zero, sì, sì, sì. Cari amici, anche oggi siamo qui per affrontare dei problemi gravissimi. Però prima di dare la parola all'avvocato Cerchiara, io vorrei intanto farvi vedere che dietro di noi ci abbiamo i libri della biblioteca dell'avvocato Cerchiara, che non è cosa da poco. Al momento io devo verificare una cosa che ci abbiamo qui. Va bene. Allora, cosa mi è capitato di vedere oggi, questa mattina, su internet? Era una trasmissione su YouTube, intitolata Gesù è veramente morto sulla croce, e si trattava di un incontro televisivo al quale io disgraziatamente non ho potuto partecipare, nel senso non partecipare, scusate, che non ho potuto vedere in TV, nel quale c'erano alcuni personaggi, tra cui Mauro Biglino. Il programma, vedi caso, era il programma di Rete 4, La strada dei miracoli, quindi già l'ambiente lo conosciamo molto bene, ma la rappresentazione che ne è uscita fuori, io ne voglio parlare proprio per questa ragione. Quindi c'era Mauro Biglino, c'erano altre persone che contestavano a quello diceva Mario Biglino, c'è un noto personaggio che si è comportato sempre molto bene, con molta intelligenza, c'è Cecchi Paone, che oggi lavora anche come giornalista su Rete 4, e devo dire che è l'unica persona capace di ragionare, che c'è anche le competenze. Diciamo che Cecchi Paone non è il classico scientista per cui va bene soltanto quello che dice la scienza, è uno che ci ragiona sopra. Ma riassumiamo concettualmente cosa è successo. Mauro Biglino, dobbiamo illustrarlo perché noi lo conosciamo, molti potrebbero non conoscerlo. Mauro Biglino è un traduttore, un classico traduttore di testi sacri cristiani e biblici, al quale a suo tempo, una quindicina di anni fa, fu commissionato da parte delle edizioni paoline, mi sembra, o altre edizioni cattoliche, la traduzione letterale della Bibbia. Lui ha già, per queste edizioni, delle edizioni che poi vanno per la maggiore, con l'imprimatur di questo, di quel vescovo, cardinale, papa o chi sia, però fino allora non gli era stata commissionata la traduzione letterale del testo biblico essenziale, quello a cui fanno riferimento tutti gli altri testi biblici. Non mi soffermo sulle questioni. Lui ha tradotto dal punto di vista letterale queste cose, è risultato che nella Bibbia non c'è scritto assolutamente quello che dicono che ci sia scritto. Queste cose noi le abbiamo più volte salutate con un evviva, perché questo è l'inizio di una rivoluzione epocale che avrebbe dovuto prima o poi uscire fuori. L'abbiamo anche detto ieri in un'altra intervista che abbiamo fatto con Orazio Ferniani, che dovrebbe essere già pubblicata su Alba Mediterranea, YouTube. La grande rivoluzione è quando avviene il miracolo della percezione che c'è qualcosa che non va, che fino al giorno prima ti hanno raccontato delle cazzate. Quindi Mauro Biglino ha scoperto che la Bibbia non dice quello che dicono che ci sia. Noi alla Bibbia non abbiamo mai creduto per questioni di principio, non ci crederemo mai, e Mario Biglino adesso ci dà ragione. Poi ci sono state una marea di illazioni sulle quali per il momento non vogliamo entrare. La faccenda su cui io invece voglio soffermarmi è che in questo dibattito televisivo, in cui c'erano moltissimi spettatori, e questi spettatori erano tutti quelli che fanno da clac o di spettatori di questa trasmissione dedicata ai miracoli,
dove fra poco anche un sasso diventa un miracolo. Per noi lo è un miracolo, intendiamoci bene. Per noi la vita è una cosa sola, l'universo è uno, la Terra è la stessa cosa dell'universo e tutto è miracolo. Per lor signori, cioè per la casta sacerdotale, è miracolo solo quello che dicono loro. Allora, in questo dibattito è stato estremamente interessante, fermo restando che Cecchi Paone si è limitato ad alcuni interventi molto ragionevoli, gli altri hanno contestato a Biglino il fatto che Biglino non trovava nessuna rispondenza o corrispondenza di veriticità nel mito del Vangelo e nella figura di Gesù, e ha perfettamente ragione. E basterebbe che qualcuno si leggesse le opere di Seneca per capire che in quello che dice Gesù ci sono esclusivamente i pensieri di Seneca. E siccome Gesù non è Seneca, e siccome Seneca è sicuramente vissuto in quello stesso periodo e ha insegnato per lungo tempo in Alessandria, dove è stata inventata sia la Bibbia dei 70, sia il Vangelo, è evidente che la storia mitica di Gesù, cioè la storia dei Vangeli, di un predicatore che predica i principi fondamentali del neopitagorismo e del neoplatonismo e viene ucciso dalla vecchia classe dirigente sacerdotale ebraica, è una storia puramente mitica. Leggeremo a suo tempo le corrispondenze, e ce l'abbiamo pronte, fra il mito di Mosè e il mito di Roma, di Romolo e Remo illustrato da Enea, e vedremo come anche lì l'impianto mitico è lo stesso. Ripeto, Gesù nelle sue dichiarazioni parla come se fosse Seneca, e siccome noi sappiamo quali sono i pensieri di Seneca, perché le opere di Seneca ci sono state tutte quante tramandate, e Seneca è vissuto più o meno all'epoca di Gesù, e di Seneca abbiamo le prove della esistenza, mentre le prove dell'esistenza di Gesù non ce l'abbiamo, è facile dedurre che si tratta, appunto, i Vangeli altro non sono che la trasposizione in termini mitici del pensiero neoplatonico e neopitagorico. Detto questo, cosa succedeva? Succedeva che ogni volta che Biglino parlava, veniva sistematicamente interrotto da persone che avevano ben poco di concreto da argomentare e si limitavano semplicemente a contrastare quello che sulla prova dei fatti Biglino diceva. Gli altri parlavano solo di cose superficiali, non davano contenuti concreti, riferimenti specifici a documenti. Ad esempio, un tipico contestatore di Biglino diceva: sì, ma i Vangeli sono stati scritti, per forza è un fatto vero perché sono stati scritti dai seguaci, eccetera, eccetera. Dimmi dove sono le corrispondenze, per favore, tra i seguaci e quant'altro. È inutile che io mi soffermi su queste cose, non sono qui per confermare quello che ha detto Biglino. Andatevelo a vedere, il video si chiama Gesù è morto sulla croce, e quello che mi interessa semplicemente sapere e far vedere era il consenso collettivo nei confronti di tutti questi elementi popolari che appena parlava un contestatore di Biglino, giù a applaudire a mansalva. È chiaro, no? È quello che voglio dire. Chi si pone nella posizione di dire la verità, Gesù Cristo, il mito di Gesù Cristo è la stessa cosa, perché Gesù Cristo che dice delle verità, e sono le frasi e le parole di Seneca, viene lapidato, viene deriso e alla fine viene ucciso. La ragione è sempre la stessa. Chi dice la verità è isolato e chi segue i dogmi invece c'ha l'applauso della plebe, la quale vuole essere minchionata. La plebe vuole sognare, la plebe vuole essere presa per il naso con una pseudo autorità che gli racconta delle
dei fatterelli, che gli racconta delle favolette. Questo è quello che vuole la plebe. Ora, siccome noi invece siamo qui per dire la verità e vogliamo contestare questo infame regime che governa l'Italia oggi, resa sempre più plebaica, proprio perché l'Italia di oggi è stata completamente stornata e gli italiani sono ancor peggio di quelli che andavano a assistere ai roghi degli eretici, capito? Gli italiani di oggi sarebbero ben felici. Io ho visto ieri, questa mattina, in questo video, che questi applauditori a Biglino l'avrebbero visto bruciare con la massima tranquillità, godevano, perché gli viene a togliere, no? Con dei sassolini nelle scarpe, gli viene a togliere il sonno beato di quello che vuole credere alle favole. Detto questo, perché l'ho detto, è giusto che noi queste cose le diciamo, vi voglio leggere un paio di pagine di questo importantissimo libro che ben pochi evidentemente conoscono, ma di cui consiglio vivamente la lettura. È un libro che è stato pubblicato e che ha avuto una marea di repliche, è stato pubblicato negli anni 50 dalle edizioni Bocca, Dio come io lo penso, ci sono alcuni concetti che mi piace appunto leggervi. Cenno introduttivo. Il vero atto del conoscere, vieni qui anche tu che lo devi sentire, il vero atto del conoscere è un farsi e non un fatto, una conquista e non solo un possesso. Per esprimerci in gergo gentiliano, il pensiero che pensa il pensato non è propriamente un pensiero. Il conoscere è scoprire e non solo ricordare. Nella ripetuta distinzione tra intuito e riflessione, tra immediatezza e immediatezza conoscitiva, il vero conoscere spetta all'intuizione irriflessa. Intende dire che è un'intuizione che non riflette qualcosa che viene dall'esterno, è l'intuizione irriflessa, un'intuizione diretta. È questa che dà la gioia della conquista, la quale scema tosto che il quid di tale conquista sia trasferito dall'impressione all'espressione, cioè costretto, soffocato, diluito nel discorso. La possibilità di mediare il dato immediato, di riflettere sul medesimo, è subordinata all'immanenza e, o quantomeno, alla tangenza nell'individuo di una sfera o di un principio superiore al dato. Una sfera, un principio superiore al dato, che deve essere però percepito. Principio al quale compete la facoltà di distinguere, discriminare, archiviare, ricordare le intuizioni dei piani inferiori. Ogni essere comprende uno o più piani di relazione col mondo esterno, dall'intuizione sensibile alla percezione, al pensiero, all'intuizione estetica, morale, religiosa. La conoscenza è sempre superamento del dato, la conoscenza è sempre superamento del dato. Ecco perché ho fatto questa prefazione parlando di Biglino. Nuove sintesi. L'immediata apprensione a qualunque piano essa avvenga, sensibile, percettivo, mentale, che non ci faccia nuovamente pensare, non è conoscenza ma ripetizione vuota. Quello che appunto caratterizzava questi manichini, queste persone che applaudivano quando qualcuno contestava ciò che diceva Biglino, senza però avere nessun dato concreto nell'ambito della discussione da contestare, da contrastare concretamente ai dati obiettivi che erano quelli
prodotti da Biglino non solo sulla base della sua enorme intuizione, ma anche sulla base della sua enorme cultura che gli altri non avevano, non avranno mai, saranno solo difensori del dato e del potere della casta sacerdotale, che sono ben altre cose. Non si può archiviare né ricordare senza l'uso di segni, di concetti, di parole. Ma il concetto parola non è nulla per sé, se non ci fa pensare. Qui c'è il concetto fondamentale del neoplatonismo, il logos. Quando io dico che il cristianesimo è la proiezione diretta del neoplatonismo con piccole iniezioni di ebraismo, dico le cose come stanno. Perché quando si dice che Cristo è il logos, si dice la verità. Ma non si dice che Cristo è Gesù, Gesù è un'altra cosa, è un'altra persona. Il Cristo è una persona che incarna il Logos, cioè che pensa di testa sua e pensa creativamente, sulla base di dati percettibili o percepiti, attraverso i sensi evidentemente, ma l'atto è creativo. E nel momento in cui l'atto è creativo, cioè l'atto del pensiero è creazione, quell'atto lì, quel pensiero è vero, è reale, è costruttivo e si assimila a Dio, perché questa è la divinità, l'identificazione tra Dio e Logos, non l'identificazione tra Dio, un ipotetico Dio e Yahweh, che non è nessuno. Le fonti del conoscere, per me, come per Jacobi è uno studioso di queste cose, sono molteplici, appartenenti ai vari piani dell'essere, cui l'individuo, secondo il proprio grado e sviluppo nella gerarchia cosmica, partecipa. È come se nell'atto intuitivo egli ricevesse una fugace impressione, un lampo di luce emanato da determinati centri cosmici. Nel riflettere su codesta impressione, nel saggiarla, studiarla, esprimerla e poi integrarla fino a che si risolva in una nuova superiore luce intuitiva, consiste il conoscere. Per noi questo è il dato obiettivo. Quando noi parliamo di conoscere, parliamo di questo. Questa è l'unica forma di conoscere, il resto non è nulla, il resto è subire passivamente, come il bambino. Maestro Massimo Scaligero, ecco, parla più forte. Ha scritto un libro proprio su questo qui, manuale, no. Fallo vedere. Questo, ecco, Trattato del pensiero vivente, che dice proprio quello che diceva il dottor Vitali, cioè... che Dio come esiste, io lo penso. Esiste una fase. Fallo vedere, se no, eccolo qua. Esiste una fase del pensiero che è riflesso, che non è creativa, e una fase del pensiero che invece è vivente, che è creativa. E quella è la conoscenza e quello è lo spirito. L'altra non è conoscenza, è però è la grandezza, soggezione passiva a imposizioni più o meno violente da parte di caste sacerdotali o peggio ancora caste militari o di delinquenti come sono quelli che hanno il governo di oggi. Però con questa precisazione, che la moderna scienza dello spirito di Rudolf Steiner fornisce i mezzi che sono di carattere metodologico e scientifico, perché è una scienza, fornisce i mezzi affinché si possa sperimentare la fase del pensiero vivente. Questo libro qui probabilmente è di uno studioso che evidentemente ha interiormente lavorato, ma qui siamo di fronte a un maestro che è un maestro e ha una disciplina conosciuta peraltro in tutto il mondo, che ripeto è scientifica e metodologica, perché applica alla materia spirituale gli stessi principi che le scienze applicano, diciamo, nella metodologia delle loro materie, la fisica, la chimica, la matematica. Prima di dare la parola conclusiva all'avvocato Certiara, faccio vedere come chiunque volendo si può difendere dalle terribili oppressioni che questo regime sta facendo singolarmente su ogni singolo cittadino.
Faccio vedere questo, che è una pubblicazione di Altro Consumo che io ho ricevuto recentemente. Eccolo qua, Altro Consumo, l'editore. Qui ci sono ad esempio 100 quesiti e le modalità con cui si può rispondere in questo 100 diritti quotidiani, in 100 domande. Basterebbe avere questo, avere il coraggio, la forza morale, la dirittura morale di reagire pesantemente alle pressioni che questo sistema anonimo, perché questi sono anonimi, non hanno il coraggio delle loro posizioni, mandano avanti burattini come Renzi, come Maria Elena Boschi, questi sono burattini, pagliacci, capito? Di fronte a Pinocchio, voi siete una merda, è chiaro? Ecco, basterebbe avere un minimo di coraggio per reagire sistematicamente all'oppressione. Poi è un'oppressione anonima, io preferisco di più il vecchio tiranno di una volta, il signore medievale che pagava di persona, questi sono una massa di veramente cattocomunisti, inserite ad ogni livello del sistema, regione, provincia, comuni, dappertutto, e che costituiscono una ragnatela di vermi. Ma i vermi ovviamente fanno la loro vita, questi sono vermi morali, sono molto peggio, che ignorano completamente le leggi e qualora ne conoscessero qualcuno non sono intellettualmente in condizione di capirla. Adesso passo la parola all'avvocato Cerchiara, il quale ci parlerà di una grande rapina, che è la più grande rapina in assoluto, che è quella consistente nel mettere, nell'inserire la tassa sulla RAI, che è evidente, se sono stati costretti a fare questo immane, infinito e veramente ignobile espediente, perché non pagava più nessuno. Gli italiani, disgustati delle cazzate che vengono dette sistematicamente dalla RAI, hanno smesso di pagare questo infame canone. E noi vi diciamo per quale ragione dovete reagire. Ecco la parola dell'avvocato Cerchiara. Allora, buonasera a tutti, saluto tutti gli amici, tutti i conoscenti, anche tutti coloro che si mettono in contatto con noi e che ci vogliono sentire. Si premette che per questa questione piuttosto grave, come ha detto il dottor Vitali, dell'inserimento del canone nelle bollette, dei contratti di somministrazione, dei servizi, praticamente è un fatto molto grave, ma noi la pensiamo in una certa maniera, la dichiariamo, partiamo dei consigli, però ciascuno può decidere di fare quello che vuole. Noi consigliamo questo, siccome a prescindere dalle questioni generali di illegittimità o di contrasto con il potere che uno potrebbe avere, ma c'è un fatto molto grave che ha attraversato la RAI, perché ultimamente il Consiglio di Amministrazione della RAI ha nominato dei nuovi dirigenti e sono stati nominati appositamente per favorire la campagna referendaria a favore del sì per la modifica della, come sapete, della Costituzione. Ma molti non sanno nemmeno che questi si sono inventati una Costituzione nuova, e per fortuna che c'è una legge che impone che la Costituzione, una modificazione della Costituzione deve passare attraverso un referendum popolare, ma buona parte delle persone nemmeno se l'immaginano. E questa nuova Costituzione, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è stata voluta dal potere bancario e internazionale, dalla Morgan Stanley, da Rothschild e da tutta quella congrega di delinquenti, di assassini, i quali hanno imposto una conduzione di carattere presidenziale dell'Italia in modo tale che i cittadini non abbiano voce in capitolo. Allora, volevo appunto dire questo, che è un fatto molto grave, perché quindi il fatto che siano stati nominati dei dirigenti nel CDA, che il Consiglio di Amministrazione, per influenzare il referendum, è anticostituzionale. Che poi ci siano dei mezzi per far valere questa anticostituzionalità e ci siano dei mezzi sia giuridici che politici e che uno può perseguire, naturalmente ci sono, però
Nel frattempo, secondo me, questa illegittimità così incostituzionale, così evidente, può essere utilizzata. Per cui, quando uno riceve una bolletta, potrebbe, se è d'accordo con me, praticamente pagare, fare una fotocopia della bolletta che ha ricevuto. Poi, praticamente, riempire la bolletta come è. Come no, fatto con la fotocopia non lo puoi fare. No, ho sbagliato. No. No, chiariamo bene. Si fa a mano un altro conto corrente. Volevo sbagliare, si fa a mano un altro conto corrente in cui si ricopia tutto quello che c'è scritto nel conto corrente che ha ricevuto. I riferimenti soprattutto. Tutto. Però al posto dell'importo, che è, se poniamo, di 150 euro, che sarebbe bolletta più canone, 100 canone, 50 bolletta, uno non mette 150, mette 100. E poi nella motivazione scrive questa frase. Attenzione, leggila bene. No pagamento canone perché anticostituzionali nomine CDA RAI che influenzano a favore del sia referendum. Allora, lo ripeto, no al pagamento canone perché anticostituzionali nomine CDA RAI che influenzano il sì a referendum, a favore del sì a referendum. Lo ripeto ancora una volta, sì. E poi vi saluto. Scrivetelo con calma, vi do il tempo per scrivere. No pagamento canone RAI. No, perché è detto dopo, perché sai, bisogna scrivere più spazio. C'è uno spazio minimo. No pagamento canone perché anticostituzionali nomine CDA RAI che influenzano a favore del sì al referendum. Oh, naturalmente questa cosa perché l'amministrazione deve sapere che c'è qualche persona comunque che a causa di quella decisione lì non lo paga. Se questo si estendesse sarebbe una grande vittoria, perché loro sarebbero costretti a cambiare dirigenti, perché dovrebbero mettere dei dirigenti come c'era un tempo in senso proporzionale ai partiti politici, a parte che non ci dovrebbero essere i partiti. Peraltro Matteo Renzi aveva promesso via la politica dalla RAI, invece lui è il primo che ha inserito questa cosa qua. Quindi questa illegittimità ancora più rilevante. Ma perché questo è, poi saluto, perché è anticostituzionale e perché noi possiamo dire la nostra? Perché la decisione del CDA, Consiglio di Amministrazione, della RAI, non riguarda un aspetto gestionale della RAI, sul quale il cittadino, sì, può anche non essere d'accordo. Ma può anche cambiare canale, non è detto che... Ma poi può è anche libero, essere... viva Dio, di cambiare canale. Ma riguarda l'influenza sul referendum costituzionale, su cui l'Italia si gioca il proprio futuro. E questo non è accettabile dal punto di vista costituzionale e quindi il canone è illegittimo pagato così. È illegittimo e anticostituzionale pagato così. Per cui se non si paga non si fa altro che rispondere a un dettato della Costituzione. È l'amministrazione, è il governo, è il CDA della RAI, il governo che è d'accordo con questo naturalmente, che ha compiuto qualcosa di illegittimo e anticostituzionale. Non il cittadino che non lo paga. Il cittadino rispetta la Costituzione, in questo caso. Buonasera a tutti. Oh, grazie all'Avvocato Cerchiara. Noi vogliamo fare un'altra considerazione. Nel lontano novembre 2015, quando si è sparsa la notizia di questa decisione da parte di questi mascalzoni, sia il sottoscritto che Orazio Ferniani hanno presentato denuncia contro il governo, contro chi ha elaborato questo sistema truffaldino
e tutti i dati relativi a questa denuncia li potete vedere in un video che noi abbiamo fatto subito dopo la presentazione della denuncia e si tratta nel lontano novembre 2015. Lo trovate tranquillamente su Alba Mediterranea YouTube. L'ultima cosa che voglio dire ai nostri amici su questo argomento, ci sono in Italia 14.000 fornitori di energia elettrica, non ce ne sono due, non ce ne sono tre. E allora che tutti questi 14.000 sono adibiti a fare la riscossione di una tassa? È possibile, è legale che venga affidato a chiunque di riscuotere una tassa per conto dello Stato? Laddove noi abbiamo da anni contestato il ruolo di dirigenti non abilitati che firmano cartelle di tasse e contestandoli abbiamo vinto sempre le cause. E allora a questo punto abbiamo dei nuovi esattori di tasse? Vi faccio presente queste cose perché qui siamo in un dedalo, in un intrico di atti illegali, criminali e anticostituzionali. A presto.